soddisfatto per come si era messa, siamo soddisfatti e magari alla fine con un po' di fortuna avremmo riuscito a ribaltarla completamente. È normale che andare sotto 2-0 in uno scontro diretto di questa portata è stata una mazzata, però i ragazzi sinceramente oggi hanno fatto 40 minuti dopo il 2-0 di un'intensità e di una cattiveria che era da tanto che non vedevamo. Hanno meritato, a mio avviso, di recuperare il risultato. Ripeto, alla fine, con un po' di fortuna contro i Podi, avremmo anche potuto vincerlo. Però continuiamo così, prendiamo per buono questo risultato positivo, anche se non è il risultato che tutti aspettavamo alla vigilia. Però va bene, oggi la squadra ha reagito, la squadra è viva. Continueremo così, cercando di fare il meglio possibile, cominciare già da domenica prossima. Vincenzo. Viva nel senso che dopo quattro sconfitte chiaramente si comincia a raccogliere già qualche punto e dà morale sicuramente, però non vi ha aiutato la vittoria della Paulana di ieri sicuramente e poi adesso parlavamo con Antonio di questa possibilità magari dell'Aurora e della Luzzese che volevo aggiungere a quello che aveva detto Antonio prima, insomma che mi sembra un po' difficile, sono 8 punti di differenza e poi tra Aurora e Luzzese dovrebbero addirittura recuperare anche sulla Paolana questi 12, manco No, i ma 12 come punti. primo obiettivo, Vincenzo, io intendevo agganciare l'Amantea. Sì, Ora Caruso chiaramente sì, farà gli scongiuri, però certo, dico, in infatti. tal senso, per giocare il play-out, perché in questo momento non lo Sì. giocherebbero. Ecco, appunto. Vincenzo. Ma Anzi. secondo me è normale che l'Aurora e la Luzzese abbiano il proprio di obiettivo, che è quello di cercare di agganciare noi, così come abbiamo noi il nostro, e provare a recuperare almeno una posizione. Non sarà facile, ripeto, per quanto riguarda la Paolana, perché ieri io l'ho anche vista. La Paolana è una squadra che è in salute, in questo momento ha un organico importante, è una squadra che è in fiducia, ha cambiato completamente il trend delle partite casalinghe. Io penso che la Paolana abbia grosse possibilità di evitarle proprio quel quart'ultimo posto. Per me la Paolana potenzialmente, per come stanno andando le cose adesso, potrebbe anche tirarsi fuori completamente. Quindi Quindi non è una tirando cosa che giù Reggio riguarda solo la Mediterranea, lei Paolana. dice. Tirando qualcun altro, io in questo momento la Paolana la vedo la più forte Cioè dell'otto addirittura delle dice squadre. evitare i play-out. Secondo me la Paolana potrebbe provarci, ma per come ha svoltato, ripeto, arrivare a fine campionato con questo tipo di stato fisico e mentale, nulla gli è precluso, così come non è precluso a nessun altro. Però io la Sì. Paolana in questo momento la vedo con un organico di spessore. Però, mister, in questo modo voi non fate nemmeno il play-out, perché andate a Assolutamente agganciare no, quelli ma che... io allora io faccio sulla Paolana, io mi sono permesso di fare una valutazione tecnica, poi è normale che mi Ah, auguro di certo. sorpassarla, Sì. mi auguro di sorpassarla, non sarà facile. Però ripeto, noi è inutile stare a guardare alle altre, dobbiamo ripartire da oggi perché non è stato facile, però la squadra ha dato segnali importanti e ci andremo a giocare un altro scontro diretto domenica con la Reggio Mediterranea. E poi a Non so, Cutro, c'è in casa la con il Cutro, problematica sì. già poi in casa col Cutro. Avete finito in 9, però, mister. Avremo. Cosa, scusami, Vincenzo? Avete finito in 9? Abbiamo finito in 9. Abbiamo finito in 9 perché alla fine un po' gli animi si erano surriscaldati. Diciamo, una delle due è stata eccessiva, una ci poteva stare perché è stato un intervento falloso e ci poteva stare, però nel complesso No, no, lo dico una nel partita senso che malattia. domenica si potesse avere problemi, ecco, in questo senso. Domenica, tu nella nostra situazione, tu la sai, noi ogni qualvolta ce ne manca uno andiamo in difficoltà, se poi a Appunto. mancarne sono più di uno potremmo avere difficoltà sicuramente, però ripeto, ormai bisogna fare di necessità virtù, sono certo che domenica faremo, mi auguro di fare una buona prova. Contro una squadra che anche lei, impelagata come noi, nei bassi fondi. Non Sì. sappiamo come funzionerà la questione della Reggio Mediterranea perché mi pare abbiano avuto 2 giornate di squalifica al campo. Non Sì. so se si Sì, giochi a quelli. porte chiuse o in campo neutro, questo non lo so. Però di Giocherà in certo campo dobbiamo. neutro, immagino. Cioè la Sì, squalifica sì. del campo sarà in campo neutro. Poi vedremo Sì, quale. sì. Noi faremo di tutto per fare un altro risultato positivo. È chiaro. Va bene, mister. In bocca al lupo, buon lavoro. Crepi, Ci grazie, sentiamo. buon lavoro anche a voi. Buona serata.